Poco fa, parlando nella vostra università, ho espresso un sentimento che provavo, un sentimento di emozione, perché ero nell'interno di questa sala mirabile dedicata a Galileo, in questa università che ha alle spalle una storia mirabile, una vera e propria genealogia di grandezze nell'interno della cultura occidentale. Questa stessa emozione, ora dopo i saluti così intensi che mi sono stati rivolti e dopo l'introduzione anche che è stata fatta questa sera, l'emozione continua non soltanto perché vedo un pubblico così numeroso, ma è un pubblico che per implicitamente mi è caro, perché io sono venuto, come è stato ricordato, tante volte a Padova. Quando forse ero meno conosciuto, vedo anche qui davanti delle figure che ancora riconosco nelle occasioni dei miei incontri. Ma sono emozionato per una ragione abbastanza strana, che non potete sospettare. Io ho fatto nella mia vita migliaia e migliaia di conferenze, in tutti i luoghi, in tutte le lingue, in tutti i contesti, ma non ho mai avuto come tema il tema di questa sera. Non ho mai parlato in maniera diretta, immediata, indiretta certamente, la paternità divina, poniamo, ma mai il titolo così nudo, ripensare il padre. E per questo motivo, anche un po', devo dire, un po' liberamente, forse anche con una punta di ironia, nel mio tweet di questa mattina, tengo tutti i giorni due tweet, ho messo per la prima volta un invito ai miei followers, cioè di darmi degli spunti. E naturalmente, come potete immaginare, la sorpresa c'è sempre su queste arterie virtuali misteriose. Mezz'ora dopo mi hanno risposto, credo, almeno un migliaio di persone, dei 60.000 che di solito mi seguono, tutti dandomi delle indicazioni su che cosa dovevo dire a voi questa sera. E devo dire che molte indicazioni erano anche nel mio pensiero preliminare, ma è significativo che perciò questo tema è un tema che inesorabilmente coinvolge, provoca, stimola. Perché noi tutti siamo stati generati da un padre, e molti di noi, di voi, sono generanti a loro volta. Quindi la paternità la vivono in senso passivo e in senso attivo. Di fronte a questo tema immenso, io lo dimostrerò subito all'inizio quanto sia immenso, quanto sia impossibile esaurirlo, ma soltanto abbozzarlo. Io ho scelto, davanti a questa immensità, questo orizzonte così fluido e sterminato, ho pensato di proporvi una sorta di trilogia, in cui le prime, o di trittico se volete, in cui le prime due tavole sono tutto sommato abbastanza brevi, anche perché sono quelle nelle quali io vi invito ad andare poi a studiare ancora, perché io non ho l'attrezzatura e una competenza tale da potervele illustrare. La terza invece, la terza tavola, quella la dipingerò un po' di più, perché si tratta di un orizzonte che più conosco ed è quello più legato anche all'esperienza mia di credente, all'esperienza di quanti, anche se non sono credenti, vivono però nel contesto culturale elaborato dalla cultura cristiana o comunque dalla cultura biblica in genere. Cominciamo allora con la prima tavola, molto piccola, breve, essenziale. Cioè io affronterò il tema ricordando che è un tema fisico. Generare è una questione biologica anche. Anche se dobbiamo subito dire che se è vero
che non è difficile diventare padre, è piuttosto arduo essere un padre. E non tutti ci riescono, anche se hanno generato. Tant'è vero che si suol distinguere che l'animale procrea semplicemente, l'uomo e la donna, l'uomo in questo caso il padre, generano, immaginando un atto che debba avere in sé una sua consapevolezza. Ecco, una volta che io parlo di questa dimensione fisica, biologica, subito voi immaginate quanti temi s'affollano. Sono veri e propri ginepraj. Pensate ad esempio al problema della paternità responsabile, con tutto quello che ha comportato dal punto di vista della riflessione etica. Se dovessimo affrontare questa, dovremmo parlare solo di quello questa sera, con la concezione, con le diverse concezioni, concezioni laiche, concezioni religiose, credenti, cristiane. Una visione, questa fisica, che sconfina progressivamente nell'ambito della bioetica, con tutto quanto comporta. Pensiamo che cosa vuol dire attualmente, che cosa propone la genetica contemporanea, quali orizzonti apre, qualche volta anche terrificanti, anche senza voler dare un giudizio strettamente bioetico. E pensiamo già che questo elemento dell'uomo che cerca di manipolare la generazione ha dato origine a grandi miti dell'interno della storia, della cultura già classica. Pensiamo, questo è il Minotauro, tanto per fare un esempio, o se volete al Golem della grande tradizione ebraica medievale, che poi è diventato un romanzo di uno scrittore tedesco, Meyrink. Ebbene, il Golem è in un certo senso la generazione che non segue più le vie imposte dalla natura, ma tenta attraverso un ibris dell'uomo di creare un altro tipo di generazione. E alla fine ciò che esce dalle mani dell'uomo, lo ricordate nel mito del Golem, è un mostro terrificante che si ribella contro il suo padre artificioso. Cioè, vedete, sono temi molto complessi e delicati. Ancora, pensiamo per esempio nella cultura contemporanea al problema della cosiddetta questione del gender. Io sono appena reduce, è stato ricordato dal vostro sindaco, sono appena reduce da Marsiglia, dove abbiamo fatto questo cortile dei Gentili, e dove c'erano gli echi di questa polemica del mariage pour tous. Ma al di là di questo, uno dei temi che sono stati proposti da un pensatore, devo dire, non credente, era la questione che lui ha affrontato, abbastanza curiosa, che la cultura occidentale è costruita sostanzialmente sulla base dell'esperienza, lo vedremo tra poco, dell'esperienza ebraico-cristiana, sul duale, maschio e femmina, sul duale. Ora voi vedete che sempre di più si tende il gender, la teoria del gender, a considerare questa realtà non come una realtà strutturale, una realtà antropologica di base, ma una realtà accidentale che è però condizionata, che è strutturata teoricamente e poi alla fine praticamente attraverso la via di un fenomeno culturale. Pensate che questo è un dato di fatto che è emerso qualche volta anche nei giornali. In Australia, per esempio, il governo ha deciso che è possibile sulle carte di identità mettere maschio, femmina oppure neutro.
E questo, al di là adesso, non vogliamo giudicare la questione, però capite, ricorrere al neutro. Il neutro nella cultura tradizionalmente è la cosa. Quindi una concezione abbastanza strana questa, che mette in crisi anche allora proprio le tipologie paternità e maternità. E il ginepraio, lo dicevo prima, del gender comporta anche la diversità dei rapporti maschio e femmina, che sono alla base poi alla fine della paternità e che evidentemente hanno subito e subiscono anche giustamente dei mutamenti significativi. Pensiamo per esempio, per quanto riguarda la donna, il paradigma dominante per secoli e non del tutto eliminato, anzi, era quello della subordinazione, con l'affermazione primaziale del maschio, l'affermazione patriarcale. Poi è arrivata questa della parità. Parità che è un approdo positivo, ma non del tutto esaltante. La parità meramente meccanica, oppure questa parità di gender, cioè la cancellazione di qualsiasi diversità. Per cui io penso che un paradigma ulteriore, e adesso alcuni pensatori anche lo stanno elaborando, è il paradigma della reciprocità invece, che è espressione di ricchezza alla fine, pur unità nella diversità, parità nella diversità. Questa reciprocità che è espressa in maniera così splendida nel Cantico dei Cantici, quando la donna, in quel caso, fa quella dichiarazione mirabile, che è, anche per chi non sa l'ebraico, è comprensibile. Perché è tutta giocata su due suoni. Io adesso ve lo farò provare e voi vedrete che anche senza sapere l'ebraico capirete. I due suoni fondamentali in ebraico sono O è lui, l'altro, quindi il marito, è lei che parla. I è il suono dell'io, io mio, lui suo. E la professione d'amore che questa donna fa, che è quella che poi dà origine veramente a paternità e maternità e marito e moglie e amore in reciprocità, è questa. Sentite il suono io, poi vi traduco le frasi 2:16, 6:3 del Cantico dei Cantici. Dodili va anilo anilo dodive dodili. Avete sentito il suono? Dodili va anilo anilo dodive dodili. Oh, è il suono già che dice io lui, siamo necessari, il mio amato è mio e io sono sua, io sono del mio amato e il mio amato è mio. Tant'è vero che in 8:6 del Cantico dirà la donna a lui: poni me, ed è parallelo poi la cosa, come sigillo sul tuo braccio, sul tuo petto. Sigillo che cos'era? Era la carta d'identità di allora. Che cosa dice la donna? Io sono la tua carta d'identità come tu lo sei per me. Cioè senza di te io non sono specificato o specificata. Ecco perché dico che teoria del gender, per esempio, dovrebbe portare anche a riflessioni. Vedete che c'è in questa prima tavola, e ho finito, dove entrano tanti temi vari, non è sufficiente fermarsi soltanto al problema del generare, al problema demografico fondamentale, tra l'altro dal punto di vista sociologico. È necessario invece costruire un quadro molto più complesso, molto più ricco e molto più delicato, che potrebbe dare origine, per esempio, se vorrete, da questo momento in avanti, una cosa che lancio, a un ciclo, per cui questo ripensare il padre è un avvio per rifletterlo da angolature molto differenti. Seconda tavola. La seconda tavola che vorrei proporre di questo trittico è, dopo il quadro fisico, il quadro metafisico. Qui non lo intendo in senso tecnico, filosofico. Lo intendo in senso lato.
cioè, proprio come dice la parola, al di là della fisica. Noi sappiamo che la paternità, come la maternità, è sempre il parallelo, dovrebbe essere indispensabile. La paternità è un'esperienza esistenziale, capitale, fondamentale. Siamo quindi in un ambito metaforico, se volete. E chi? Quali sono qui i campi che entrano in azione per andare al di là del fisico e penetrare in profondità? Qui io vorrei farvi tre esempi diversi. Primo esempio, anche qui solo li evoco, perché studiarli vorrebbe dire fare un'intera conferenza solo su uno di questi aspetti. Il capitolo, tutti questo lo immaginate, me l'hanno scritto oggi, non so, se centinaio, forse 80, 90, la questione psicologica. Dicevo prima, per diventare padri è facile, esserlo è molto più complesso. Ed ecco allora la psicologia che è entrata in scena prepotentemente nel secolo scorso. Pensate che cosa ha scritto sulla questione del padre, che cosa ha scritto Freud. Il complesso edipico famoso, la famiglia mononucleare, padre, madre, figlio. Ma il rapporto, questo rapporto col padre, con tutto quello che lui deduceva a questo riguardo. Ma pensiamo anche, se vogliamo stare sempre nella psicologia, psicanalisi, alla figura di Lacan, il quale introduce quella formula nel nome del padre, che non è l'inizio del nostro segno di croce, ma è invece la percezione che il bambino, il figlio, ha del padre come l'emblema della legge, creatore dell'autorità e anche dell'autoritarismo. Incarna la legge. E questo, pensate, è vero anche. Pensate cosa vuol dire, poi farò un cenno per altre ragioni, pensate che cosa vuol dire la figura del padre padrone. Tutti ricordano il famoso romanzo di Gavino Ledda del 75 e due anni dopo il film dei Fratelli Taviani. È certamente un dato reale, psicologico e sociale persino. Pensiamo che cosa vuol dire la ribellione al padre di conseguenza di questa figura paterna incombente. Qui tutti citano sempre, devo farlo anch'io, la lettera al padre di Kafka, Brief on the Father, che ha delle espressioni terribili anche. Nei suoi diari scriveva, non vi leggo brani della lettera, perché la lettera meriterebbe di essere studiata tutta, perché è un'espressione anche poi forse che spiega molto dei romanzi di Kafka. Kafka scriveva nei diari, sentite quanto è duro, i genitori che si aspettano gratitudine dai figli, e c'è persino chi la pretende, la gratitudine, scrive, sono come usurai. Rischiano volentieri il capitale pur di incassare gli interessi. Detto un giudizio durissimo che nasceva da questa sua esperienza. Ho detto la psicologia, la psicanalisi, con degli esiti e degli elementi che sono fondamentali per capire e per correggere eventualmente una paternità deforme. Secondo, pensiamo al problema invece più necessario, immediato, l'educazione, la pedagogia. I figli non basta farli, v'è la seccaggine dell'educarli. Sapete chi diceva questo? Il nostro vecchio, quando studiavamo nelle scuole, il vecchio Giuseppe Giusti, la seccaggine dell'educarli. Ed è effettivamente questo uno dei grandi drammi del nostro tempo. I genitori, il padre,
è del tutto incapace, né si preoccupa di questa che dovrebbe essere una delle sue funzioni capitali. Nell'interno della cultura greca, ricordate qual era la componente fondamentale? La paideia, l'educazione. Pensate cosa scrive Platone nel libro VII della Repubblica sulla educazione. Potremmo continuare poi tutte le scuole pedagogiche, va bene, ma l'educazione vuol dire formare la persona, e la persona ha bisogno di essere in qualche modo non tanto plasmata a tua immagine e somiglianza, ma fatta emergere nelle sue potenzialità, fatta fiorire come un fiore. E qui a questo proposito c'è un autore che io amo molto, anche se era del cortile dei Gentili, non era molto credente, anzi, grande personalità del Seicento francese, Montaigne. Montaigne e i suoi saggi, essè, parla e dice, a proposito dell'educazione, non è importante avere la tête, la testa, bien pleine, bensì la tête bien faite, non una testa arredata di notizie. Lui parla proprio meublé, ammobiliare il cervello. E questo è uno dei limiti della scuola anche, che arreda. Ma in realtà la grande scuola della classicità, della storia, anche latina, che scopo aveva? Era creare l'humanitas. Era farla fiorire, per cui una testa bien faite. È quello che dirà anche Pascal, poi dopo, credente, in questo caso, per cui il cortile dei Gentili può essere completato, in un famoso pensiero suo che non deve essere equivocato. Qual è il principio della morale? Lui diceva, travailler à bien penser. Voilà le principe de la morale. Lavorare a pensare bene, non ben pensanti, a pensare bene, ecco il principio della morale. Ecco, in questa luce io penso che questo secondo capitolo, esempio, nell'interno del tema metafisico della paternità, sia un grande esame di coscienza, un grande impegno della comunità ecclesiale, religiosa, civile e così via. Ritorniamo alla capacità educativa. Non rassegniamoci alle difficoltà che questa, che è una delle arti più complesse, esige. Ricordate le parole di San Paolo. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetto 15. Potreste anche avere 1000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo mediante il Vangelo. E voi vedete che lui passa proprio all'immagine, alla metafisica, e dice non basta essere maestri, bisogna essere padri. E queste cose vanno insieme e allora sono autentiche, altrimenti non hanno significato. E ultimo esempio che voglio fare per la seconda tavola, e poi passiamo alla terza più importante, per me almeno, è l'aspetto culturale. La paternità ha dato origine, già ho avuto occasione di citare molte figure, ha dato origine sicuramente a una grande produzione letteraria, per esempio. E questa produzione ha creato figure, ha creato personaggi di vario genere che rappresentano sempre la grandezza tragica e gloriosa del padre. Lo vedremo poi anche in Cristo stesso, che fa letteratura anche, lo vedremo in un esempio, proprio attraverso la figura paterna, e qualche volta anche con questa dimensione così dura, così aspra. I figli cominciano con l'amare i padri, dopo un po' li giudicano, raramente
se non mai li perdonano. Terribile questa frase di uno che aveva un rapporto anche lui complicato col padre per varie ragioni, anche personali, cioè Oscar Wilde. Ecco, ma questa... poi li giudicano, e su questo anche il padre debole nell'interno della letteratura esiste, anche non soltanto il padre padrone, ma il padre che non compie la sua opera, che alla fine diventa la rappresentazione un po' della degenerazione. Pensiamo, tanto per fare un esempio letterario, a Padri e figli di Turgenev, dove c'è questo padre che ama tanto suo figlio ma è debole e non è capace di fermare la deriva a cui va il figlio, che è un po' il fenomeno più comune nei nostri giorni. Beh, esistono ancora i padri padroni, ma tante volte invece c'è il padre dimissionario. È questo che vede il figlio, il quale è conquistato dal nichilismo di quel suo compagno di studi, che lo fa degenerare progressivamente, ed egli assiste il padre impotente di fronte a questa degenerazione, questo compagno, Bazarov. Oppure, dall'altra parte, ancora sempre in questo romanzo, questo ragazzo che si mette sulla strada di un amore impossibile, assurdo, che lo tormenterà, poi lo distruggerà, e il padre ne soffre ma non è capace di tenere in qualche modo la mano accanto al suo figlio. Ecco, per questo motivo io mi fermo qui, per quanto gli esempi che potrebbero essere moltiplicati, ricordiamo, metafisico, andare al di là della mera fisicità vuol dire considerare la psicologia, considerare la pedagogia, considerare anche la cultura. La cultura alla fine ti permette, grandi figure letterarie, di comprendere. Pensiamo cosa vuol dire da questo punto di vista anche Dante. La tragicità anche della paternità in Dante. Il conte Ugolino, per esempio. Terzo aspetto, terzo quadro, terza tavola, quella sulla quale mi fermerò di più. Ed è quella di una riflessione religiosa, una riflessione che io ancoro non soltanto, ancoro alla Bibbia, ma considero anche in tutte le sue iridescenze ulteriori, applicazioni. E qui io vorrei fare con voi, se nel secondo campo, nel primo avevo detto, ci possono essere tanti registri per affrontare il problema fisico della generazione, della paternità. Nell'ambito metafisico ho ricordato questi tre elementi della psicologia e dell'educazione. Qui ne farò soltanto due momenti. E li leggo alle due esperienze fondamentali delle scritture. L'esperienza ebraica, scritture ebraiche, l'esperienza cristiana. Sono tra loro connesse, ma non sono identiche, sono in progresso, sono un itinerario, sono un discorso articolato. Prima voglio fare però una premessa. Voglio dirvi una cosa che difficilmente si trova e che è abbastanza curiosa. Qual è nell'Antico Testamento ebraico la parola più usata dopo il nome di Dio, Yahweh, Adonai? No, il nome più usato è figlio. Yahweh, il nome divino, è 6.828 volte. Ben, figlio, 4.929 volte. Padre ha soltanto il 35esimo posto nella statistica, 1.211 volte risuona, ma nel Nuovo Testamento Pater è importante, 413 volte. Ma io vorrei per un momento fare una questione filologica.
che è molto interessante. Vedete, comincerò dalla parte materna, poi arriviamo alla generazione rapporto padre-figlio. La nostra parola figlio, nella nostra lingua, deriva dall'indoeuropeo. Deriva da una radice di base che ha valori, si dice tecnicamente un'apofonia, valori differenti e vocalizzazioni differenti. È la radice fe, che diventa poi fe-be, nelle lingue fe-t-h-e. Sapete cosa vuol dire nell'indoeuropeo? Genera figlio, è l'allattare. La madre, quindi giusto, figlio. Ma pensate, questa radice è alla base anche della parola beatus, felicità, felice, il fe iniziale, il be di beatus. Quindi generare la fecondità, la creatività è principio di felicità. E pensate, questa radice entra ancora nell'interno della parola greca eleutheria e della nostra libertas. Eleuthe, libe. Vedete, generare da parte della madre, allattare il figlio, è figlio, è felicità, è libertà. È la realtà più grande. Ora proviamo invece con la Bibbia, col mondo semitico in questo caso, perché le parole cercano sempre di interpretare. Ben, si dice figlio. Ebbene, ben è della stessa radice del verbo banà, che vuol dire costruire, edificare. Per cui ecco che noi abbiamo il figlio come la grande mirabile architettura che il padre, di solito è la cultura patriarcale, si marca che sia il padre, che il padre genera, crea. Quindi abbiamo nell'interno della Bibbia una continua, il testo antico testamentario soprattutto, è un libro continuo di padri e di figli. Perché vuol dire costruire nel tempo. Come costruisci la casa, così nel tempo costruisci questa casa vivente, fatta di pietre carnali, che è il figlio. Ed ecco allora che si andrà sempre più avanti, col cristianesimo evidentemente si introdurrà un padre, nella divinità, un padre che genera un figlio. E noi ogni domenica nel credo ripetiamo questa realtà particolare, quando diciamo generato, non creato, della stessa sostanza del padre, a proposito del figlio. Noi vediamo i patriarchi gloriosi perché muoiono sazi di figli. Hanno costruito il loro futuro, l'immortalità, spesse volte l'immortalità mnemonica, cioè l'immortalità nella memoria dei figli, che conservano ancora l'eredità dei padri. E la Bibbia è anche, l'Antico Testamento, stiamo parlando per ora, è anche consapevole del rapporto che è un rapporto spirituale, non soltanto fisico in questa costruzione. Pensiamo alla letteratura sapienziale che introduce il padre e il figlio, il padre che insegna al figlio, parallelo al maestro che insegna al discepolo. Ancora l'Antico Testamento non ignora anche il dramma di una paternità fallita. Cioè, sono delle pagine strepitose nell'interno del libro di Samuele, secondo libro di Samuele, a proposito della ribellione di Assalomme. Assalomme è il figlio che aspira a diventare parricida, a eliminare il padre. Davide gli fa guerra e alla fine la tragedia è contraria. È il figlio che viene ucciso. E c'è tra l'altro
quella notazione di una grande finezza nell'interno della Bibbia, nel racconto di questa, dell'esito finale di questa tragedia familiare. Il padre Davide dà ordine al suo comandante in capo dell'esercito, il generale, uno, generale Joab, suo nipote, gli dà ordine: tu però devi salvare la vita di mio figlio. Il padre non può desiderare la morte di suo figlio. Il generale, che invece ha la ragion di Stato, sa e lo uccide quando ha i capelli impigliati nel terebinto. Poi torna e Davide sente la notizia della morte del figlio. E allora nella Bibbia si dice: continua a gridare per le stanze di questo palazzo nella Transgiordania, dove era scappato, inseguito dal figlio che lo voleva uccidere, e si mette a gridare: Assalonne, Assalonne, figlio mio, figlio mio, figlio mio, Assalonne, ripete, fossi morto io al tuo posto, Assalonne, figlio mio. Con tutto l'amore del padre, vedete che dimentica, ma la ragion di Stato si ripresenta. Il generale Joab dice: guarda, questo tuo popolo è l'esercito che ha rischiato la vita per salvare te e ora ti sente piangere per il traditore? Tu devi uscire e partecipare alla parata militare per la vittoria. E Davide deve obbedire con la morte nel cuore e assistere alla festa per la vittoria. Capite come la questione in tutte le sue sfumature è presente? Ma io vorrei, per l'Antico Testamento, proporvi una riflessione su un tema preciso, e cioè: la paternità è una grande analogia, è un grande simbolo, un grande modo per parlare di Dio. In verità dobbiamo dire che la Bibbia, se è vero che poi progressivamente privilegia la paternità per dato il contesto culturale in cui si vive, la Bibbia però sta attenta in apertura ad esaltare entrambe le funzioni, la paternità e la maternità. Ed è in un versetto che è veramente purtroppo inchiodato nella mente di molti in una maniera non corretta. È in inizio, nell'incipit della Bibbia, Genesi 1:27. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Qual è il parallelo di immagine? Di solito si dice: qual è l'immagine di Dio in noi? Quante volte è stato insegnato sulla base anche della tradizione patristica? È l'anima. Che abbiamo. La Bibbia non si interessa molto dell'anima, anzi ha una visione un po' particolare. Non è l'anima, non è la ragione, evidentemente. E lì, guardate, Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Che cosa corrisponde a immagine? Maschio e femmina. Le creò. Forse che Dio è sessuato? È sessuato? Sappiamo che la Bibbia combatte ininterrottamente questa concezione, che è la concezione dei popoli indigeni, cananei, i quali credevano appunto che accanto a Dio Baal, creatore, ci fosse la dea Paredra, la Starte, e la creazione delle creature umane nasce dal seme fecondo del Dio, fecondato dalla Dea. Che cosa significherà allora questo? E qui è proprio entriamo nella generazione. L'uomo e la donna che si amano e generano sono l'immagine, la statua più bella che abbiamo del Creatore. Tutte le volte che voi avete generato, avete rappresentato Dio creatore, dice la Bibbia. Siete l'immagine più bella di Dio. Per questo che tutta la Bibbia, tutta la Genesi, voi vedete tutta costruita su una serie di genealogie. La storia della salvezza stessa prosegue attraverso gli anelli delle generazioni. Naturalmente
amore e generazione, vedete, insieme, maschio e femmina. L'immagine di Dio non è solo il maschio, come dirà poi la tradizione giudaica. Certo, poi la tradizione biblica esalterà la dimensione paterna e la userà come la grande analogia, con pagine bellissime, solo per farvi sentire la voce dei profeti, Geremia per esempio. Non è forse Israele un figlio caro per me, un fanciullo prediletto? Osea, che tra l'altro era stato padre di 3 figli, quindi sapeva bene cosa volesse dire, a differenza di Geremia, essere padre. Sapeva bene anche cosa voleva dire essere marito tradito, tra l'altro. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, capitolo 11. E poi c'è quella rappresentazione molto suggestiva del padre. Io, dice il Signore, ero come un padre che cerca di far mangiare il figlio, lo porta alla guancia, gli insegnavo a camminare. Vedete la grande analogia? Per parlare di Dio è il padre con tutti i suoi atti, i suoi gesti. Mio figlio primogenito, si ripete. E il fedele cosa dice? Nell'Antico Testamento è, badate bene, contro il mito, anche qui, che non c'è la paternità di Dio nell'Antico Testamento. È falsissimo. C'è almeno 50 volte, più di 50. Signore, tu sei il nostro padre. Signore, tu sei il mio padre. Signore, padre Dio della mia vita. Non abbiamo tutti un unico padre, così via, potrei citare, ho detto, una 50 di passi in cui Dio è rappresentato come il padre. E il padre, la parabola del padre, comprende 2 elementi, 2 aspetti, che dovrebbero essere anche nella paternità umana. L'aspetto dell'amore, questo l'abbiamo visto, è fondamentale questo, ma anche un altro aspetto, che è l'aspetto della giustizia. Il padre corregge, educa, guida. Nel capitolo 8 del Deuteronomio, quando si ricorda il deserto, nel deserto abbiamo fatto fatica. Ebbene, l'amore del padre cos'è stato? Nel deserto tu ci hai dato un pane, la manna. Ma anche nel deserto, dice sempre, come un uomo corregge suo figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. L'esperienza del deserto come esperienza anche di pedagogia, di formazione, formazione faticosa. Questo era l'Antico Testamento, il primo registro di questa nostra ultima tavola. Abbiamo detto la paternità come la maternità, poi la maternità in maniera fondamentale, sono la grande parabola per parlare di Dio. Ed è una parabola che ci presenta il Dio d'amore, ma anche il Dio per il bambino incomprensibile. Il Dio che corregge, il Dio che punisce. Ricordate quella bella... nell'Esodo 34, quella bella autodefinizione che Dio dà di se stesso. Il Signore, Dio onnipotente, grandioso, eccetera, il quale, misericordioso, pietoso, il quale punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. E manifesta il suo amore, il suo perdono fino alla 1000ª generazione. 3 e 4 è un modo semitico per dire che la giustizia di Dio è perfetta. 7. Quindi Dio giudica, è un Dio giusto. Però la bilancia è squilibrata. Dio prima di tutto perdona. La 1000ª vuol dire l'infinito. Sarà una giustizia perfetta, ma l'amore di Dio, il perdono di Dio è infinito. Questo è il tema della misericordia, quindi divina, e il padre dovrebbe avere entrambi questi 2 volti,
il volto severo e il volto amoroso. Ed entriamo nel secondo registro. Il secondo registro è quello del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento introduce, sempre in questa analogia, una variante di estremo rilievo, perché il Padre che è Dio è Padre in senso pieno, non metaforico, perché genera il Figlio. Io e il Padre siamo uno solo, dirà Gesù, una cosa sola. E questo è il vertice. La visione cristiana perciò è una visione nella quale la paternità è una realtà definitoria di Dio stesso, un Dio che genera il Figlio. Tant'è vero che noi possiamo conoscere il Padre perché abbiamo il Figlio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al Figlio avrà voluto rivelarlo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Quindi c'è già questa grande svolta, ma da qui c'è una derivazione, perché il Figlio di questo Padre non rimane racchiuso nell'interno dell'oasi dorata della trascendenza, dell'infinito e dell'eterno, del divino. Entra nell'interno della storia umana, diventa uomo. Ed ecco allora che il Figlio, Figlio del Padre divino, è anche presente in mezzo a noi. È anche nostro parente, nostro fratello. Ed ecco allora che nell'interno del Nuovo Testamento si introduce una nuova filiazione, che è la filiazione degli uomini e delle donne, i quali sono chiamati, per esempio nel Vangelo di Giovanni, non con lo stesso termine con cui viene chiamato il Figlio per eccellenza. In greco ci sono due vocaboli. Il Figlio, che è unico, sia pure incarnato e quindi vicino a noi, ma rimane nel suo interno a questo infinito ed eterno della divinità, si chiama Uios. Noi siamo chiamati Tecna, che è un altro modo per dire Figlio. Ecco allora che si introduce, vedete, una grandezza suprema da parte della nostra filiazione. Noi abbiamo perciò, oltre al Padre che ci ha dato la carnalità, un altro, la dimensione psicofisica, abbiamo anche una dimensione trascendente, e questa dimensione trascendente ci è data dal Figlio nostro fratello. Ecco allora quella che San Paolo chiama la uiothesia, la filiazione adottiva. Il Figlio fa sì, il Figlio del Padre divino fa sì che noi tutti abbiamo ad essere anche noi nei confronti di quel Padre figli, figli adottivi. Ed è per questo che allora inizia tutta quella grande rappresentazione del nostro rapporto con Dio, che il cristianesimo rende più intenso, più radicale, più totale rispetto a quello già alto presentato dall'Antico Testamento. Tant'è vero che noi abbiamo il Padre nostro. E nel Padre nostro, nella stesura originale, che è quella di Luca 11, quella di Matteo 6 che non usiamo nella liturgia, è già l'aspetto liturgico che l'ha allargata anche, lo si usava probabilmente nelle comunità cristiane delle origini. Là ci sono soltanto quattro domande, ma l'inizio è significativo, perché l'inizio greco traduce l'originale aramaico che usava Gesù, che San Paolo dice ci ha invitato a ripetere nei confronti di Dio, usando il linguaggio stesso di Gesù. Infatti il padre di Luca, a differenza di quello di Matteo, che comincia come nel mondo ebraico, Padre nostro, Avinu in ebraico, c'è una preghiera famosa, il Kaddish, che ha questo aspetto. Com'è invece
In Luca, semplicemente, padre, pater, che è la traduzione dell'Abba, cioè il linguaggio dei bambini che si rivolgono al loro padre. Proprio perché abbiamo il figlio, l'intimità con Dio diventa un'intimità assoluta, un'intimità piena come quella del figlio suo. Ed è a questo punto che allora tutta la riflessione sulla religiosità, sul rapporto col Padre Celeste cambia tono, diventa un elemento di intimità. Non è più, per esempio, il rapporto con Dio come era nell'interno delle culture dell'Antico Oriente, dove si diceva che l'uomo era stato creato con la polvere della terra, sì, impastata col sangue del Dio peccatore, il Dio ribelle, Kingu, che si era opposto al dio Marduk. Per cui noi nelle nostre vene abbiamo il sangue di un dio peccatore. Siamo sempre contrari a Dio, in un certo senso. Nella visione cristiana, invece, c'è questa sorta di imprinting che è divino e che ci permette perciò questa religiosità diversa, questo rapporto diverso. E allora qui scattano alcune delle frasi di Gesù, alcune entrate giustamente anche nell'interno della storia letteraria, dicevo. Pensiamo alla parabola del padre prodigo di misericordia nei confronti del figlio prodigo di peccato. È la rappresentazione proprio di questo amore che non conosce confini. Oppure pensate per esempio al fatto che il figlio è provato, cioè questo figlio di un padre celeste che potrebbe essere onnipotente rivela invece che il Dio è un Dio crudele, ti fa soffrire. E allora ecco quella immagine che usa un tema questo che è complesso e tormentato, ecco allora che Gesù usa quell'immagine abbastanza curiosa quando egli dice: se un figlio chiede al padre un pane, gli darà forse un sasso? Se gli chiede un pesce, gli darà forse un serpente? Se gli chiede un uovo, dice Luca, gli darà forse uno scorpione? Tra l'altro questo riusciamo a capirlo solo nel contesto ecologico orientale, dove lo scorpione bianco palestinese è piccolo come un uovo di piccione ed è velenoso anche, e si annida per mimetismo nelle pietraie del deserto. Ebbene, il padre non ti darà mai questo scorpione bianco palestinese, ti darà l'uovo. Questo è per far capire che le vie del Signore, del Padre che vede più alto, sono diverse dalla tua visione, anche se apparentemente ti dà qualcosa che tu non capisci, non ti farà mai del male. Ha un progetto diverso, ed è già il discorso che iniziava a fare Giobbe, anzi, il discorso va ancora più avanti, e Cristo stesso, il Figlio per eccellenza, decide, su volontà anche del Padre, di attraversare tutta la galleria oscura del limite umano, di provare tutti i sapori oscuri e amari della sofferenza. Guardate, il racconto della passione è tutto costruito sulla gamma di tutti i dolori possibili. La paura della morte, padre, se è possibile passi da me questo calice, l'abbandono degli amici, la solitudine, la sofferenza psicologica, quindi, del tradimento, la sofferenza fisica, la morte drammatica in croce e soprattutto il silenzio di Dio alla fine, Dio mio, del Padre, il Padre che non si presenta alla morte del figlio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi alla fine il figlio che è eterno e infinito, che diventa un cadavere manipolabile come siamo noi. Per cui vedete che il male nostro è attraversato dal divino e il divino in sé ha un principio, ha deposto un germe e questo germe di divinità è quello che viene affermato nell'alba di Pasqua, nella resurrezione.
Capite che cioè la concezione della paternità subisce completamente, attraverso questa grande analogia, subisce una trasformazione che è alla base della fede cristiana. La fede cristiana ha un rapporto con Dio che è totalmente fondato sulla paternità, nella sua dimensione più profonda, più intima. Naturalmente si potrebbe a questo punto anche vedere quanto si insegna nel Nuovo Testamento ai padri, perché abbiano ad imitare il Padre Celeste. Siate misericordiosi come misericordioso è il vostro Padre che è nei cieli, siate perfetti come lo è perfetto Lui. Ci sono le norme che vengono date da Paolo concretamente ai padri perché non abbiano inesprire i loro figli e i figli perché abbiano ad obbedire, ma alla base c'è quel quadro. La paternità è la grande parabola per parlare del nostro rapporto di fede. Ed è solo nella pienezza di questa parabola, in tutte le sue dimensioni, abbiamo detto anche nelle sue dimensioni anche oscure, incomprensibili, il Padre più alto che vede più lontano e che ha una logica che non è quella che la tua scatola cranica vorrebbe in quel momento. Ecco, tutto questo ci permette di comprendere come siamo in presenza di una delle categorie fondamentali. Io a questo punto concludo e concludo con due testimonianze diverse in finale, andando fuori dal mondo cristiano in cui ci siamo mossi finora. Andiamo nelle grandi religioni dell'umanità, le quali molte di loro hanno concepito anch'esse Dio come padre. E vorrei a questo proposito fare, attraverso queste due testimonianze, due considerazioni finali. La prima testimonianza è una sorta, direi quasi, di anticlimax, come si dice, cioè di minore rispetto al tema alto della paternità divina. Però c'è anche nel Nuovo Testamento. Voi vedete che a un certo momento Gesù, piccolo relativamente, cioè è il momento in cui entra nella maggiore età, nel momento proprio discriminante, a 12 anni, col bar mitzvah, che è proprio anche dell'ebraismo di oggi, anche se ha 13 anni adesso. Quando diventa veramente ebreo, passando dalla sua piccolezza, voi sapete che fa quella dichiarazione che: non sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del Padre mio, rompendo l'armonia della famiglia storica, concreta, in cui era inserito. Tant'è vero che si dice che non compresero le sue parole. Bisognava capirle. Comunque, il figlio rivela in quel momento un'altra vocazione, un altro destino che è oltre quello preparatogli dal padre terreno, padre legale. Ecco, questa è una lezione, ho detto in finale, che vorrei esprimere con le parole celeberrime, tanto citatissime, di un autore arabo musulmano che ha voluto Gibran nel Profeta, quando ha queste varie rappresentazioni delle tipologie umane. C'è anche quella del padre e ha quell'espressione che è proprio il commento alle parole ideali di Gesù, ed è anche un appello a tutti i genitori che non sono capaci di staccarsi, di staccare il figlio da se stessi, soprattutto le madri certe volte, nel cordone ombelicale che non viene tagliato. E il figlio non è capace di entrare nel mondo da solo, o se entra, entra in maniera squilibrata. I vostri figli non vi appartengono. Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri, perché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime, perché esse abitano in case future
che neppure in sogno voi potrete visitare. Loro sono il futuro. E questo saper mettere in pratica quello che il Battista dice, bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Questa è la grande, il grande compito del padre autentico, che ha condotto il figlio, ma alla fine lo lascia solo nel mondo, con la sua libertà. Certo, purtroppo, tante volte non c'è nessun accompagnamento, dicevamo prima, per cui il figlio è subito lasciato solo. La seconda considerazione invece la faccio con la cultura indiana, per avere un'altra voce, e con questa lasciamo le ultime parole, appunto le lasciamo proprio a questo poeta vicino anche al cristianesimo, anche se di religione indù, a suo modo una religione particolare induista, cioè Tagore, come sapete premio Nobel del 1913, nella sua opera più famosa Il giardiniere, che è una rappresentazione di Dio. E qui egli scrive, rappresenta molto bene l'impegno, la vocazione del padre come una vera vocazione religiosa. Sei stato chiamato ad essere padre, la tua fede la devi mostrare lì, non sognare altre cose. È lì che tu diventerai santo, diremmo noi. Ed egli lo rappresenta con un racconto poetico. A mezzanotte, questo falso asceta, padre, è un padre, annunziò: è ora che io lasci la mia casa, la mia famiglia, e mi metta alla ricerca di Dio. Chi mi ha trattenuto tanto tempo nell'illusione? Dio mormorò sottovoce: io ti ho trattenuto. Ma quell'uomo aveva gli orecchi chiusi. Col bimbo addormentato in grembo, la sua donna, la moglie, dormiva placidamente nel letto. L'uomo religioso, fanatico in verità, disse: chi siete voi che per tanto tempo mi avete tenuto lontano dalla luce, da Dio? La voce rispose di nuovo: essi sono la voce di Dio. Ma egli non intese. Il bimbo gridò nel sonno e si strinse alla madre. E Dio comandò, e quindi da questo direi proprio un appello a vivere la vostra vocazione di padri e di madri, naturalmente, come la grande chiamata di Dio. Dio vi ha chiamato lì. Fermati, sciocco, non lasciare la tua casa. Ma neppure allora l'uomo udì. Ed ecco la finale. Dio disse, con malinconia, sospirando: perché questo mio servo mi abbandona per andare in cerca di me? Dio era lì, nell'interno di quel figlio che tu avevi generato. Dio ti attendeva lì, non andare a cercarlo lontano. Ed è per questo che la vostra vocazione di padri, di tutti quanti sono o diventeranno padri, è il luogo in cui incontrare il loro, il vostro Dio. Grazie.
Contrariamente alla nostra abitudine, questa sera non facciamo dibattito, anche perché è la seconda conferenza in poche ore che Sua Eminenza fa qui a Padova. E lascerò magari il microfono al nostro Vescovo e al Sindaco per un'eventuale restituzione. Abbiamo in quest'anno affrontato il padre da molti punti di vista, punto di vista sociologico, dal punto di vista della pedagogia, della letteratura, della filosofia. Questa sera abbiamo sentito un contributo prettamente biblico, teologico, anche se preceduto da quelle due ante che hanno spaziato e fatto sintesi un po' di tutti gli approcci che abbiamo conosciuto quest'anno. Indubbiamente si tratta, quello di stasera, di un contributo originale nel contesto del nostro percorso. E io vorrei semplicemente fare una domanda, ma proprio se ne potesse dire qualche parola, pochi minuti, anche sull'analogia materna, perché nella scrittura si parla di Dio anche con un linguaggio più della madre che non del padre. Se eventualmente in due secondi, in due secondi ci vorrebbe un'altra conferenza, qualche pennellata, ecco, diciamo qualche aggiunta alla terza anta di questo trittico molto ricco. Approfitto anche per rendere pubblica un'iniziativa che decollerà probabilmente a settembre-ottobre di quest'anno. Abbiamo visto, ed è sotto gli occhi di tutti, come gli schemi per interpretare, utilizzati per interpretare e vivere l'esperienza della paternità, che erano collaudati e che sembravano oramai fissati dalla tradizione, sono saltati. E si fatica a intuire una pista, una via di soluzione immediata, un'alternativa. Ecco, con alcune persone che hanno seguito il percorso sul padre del centro universitario è nata l'idea di un laboratorio, di un gruppo di parola per giovani padri. Che all'esperienza del primo o del secondo figlio vogliano condividere l'esperienza che stanno vivendo e così dar volto, dare fisionomia a questo modo nuovo, inedito di vivere la paternità, la generatività, il rapporto con gli altri membri della famiglia, qualcosa che indubbiamente sta nascendo, sta prendendo forma, ma che forse ha bisogno proprio anche di una riflessione e di una condivisione di parola che vorremmo rendere possibile, speriamo, insomma, dall'inizio dell'autunno, dalla ripresa del prossimo anno sociale. Ecco, non so, Eminenza, se vuol dire qualcosa su Dio madre, e dopo lascerei la parola al Vescovo e al Sindaco eventualmente, che ringrazio perché proprio l'invito congiunto del nostro Vescovo, del Sindaco di Padova e del Rettore dell'Università ha reso possibile quest'oggi la presenza del Cardinale Ravasi a Padova. Naturalmente il tema era sulla paternità, quindi dovevamo fermarci in questo ambito, anche se io già più di una volta nell'interno del mio discorso ho fatto balenare questo, che è un orizzonte che ha un suo rilievo nell'interno già dell'Antico Testamento, che pure è una cultura patriarcale, quindi usa prima di tutto e soprattutto come immagine quella paterna. Il punto di partenza è sempre quella Genesi 1:27 che vi ho ricordato, dove l'immagine di Dio, per essere completa in noi, è l'immagine del maschio e della femmina, non soltanto fisicamente in questo caso, fisicamente perché generano e quindi entrambi sono indispensabili per far continuare la creazione, ma anche per la dimensione d'amore che essa comporta come relazione. Tant'è vero che l'altra tradizione che racconta la creazione della coppia in un'altra forma, cioè il capitolo secondo della Genesi, introdurrà come elemento fondamentale il dialogo.
introdurrà l'incontro orizzontale tra uomo e donna, cioè quella famosa dichiarazione: la vera ominizzazione quando si compie non si compie quando Dio ha insufflato in noi la vita e anche la coscienza, perché c'è un'espressione ebraica che vuol dire l'autocoscienza, cioè abbiamo un legame con l'alto, col trascendente. Non siamo ancora completi. Non siamo neppure completi quando diamo il nome agli animali e custodiamo e lavoriamo la terra, cioè l'homo lavoratore, l'homo technicus, l'homo faber. L'uomo è ancora triste alla sera. Perché? E qui è la frase che è importante, per questo dico che l'analogia completa comprende anche la maternità, comprende anche la donna. Non c'era un aiuto che gli fosse simile, si traduce, o qualcosa del genere. In realtà in ebraico è molto più bello, è molto più limpido. Non c'era un aiuto kenegdo, che letteralmente vuol dire che gli stesse di fronte, gli occhi negli occhi, nei quali puoi trasfondere tutto il tuo dolore e tutta la tua gioia. L'uomo guarda verso l'alto e a Dio, guarda verso il basso e alla materia, ma ha bisogno di avere la sua donna o il suo uomo, cioè il suo simile. E allora quando ce l'ha, in quel momento dice: veramente costei è carne dalla mia carne, ossa dalle mie ossa. E la si chiamerà Isha, perché da Ish è stata tratta. Cioè noi siamo diversi, ma abbiamo lo stesso nome, Ish. Al maschile e al femminile. E quindi la Bibbia vuole marcare come la presenza femminile sia decisiva. E qui ritorna il tema che avevo abbozzato in apertura, il tema della reciprocità. Senza questa dualità, che è bellezza, certo, non dualità di scontro, dualità di armonia, senza questa reciprocità non si ha la pienezza neppure del simbolo per parlare di Dio, dell'alleanza con Dio. Tant'è vero che si ricorrerà non soltanto a immagini per parlare nell'Antico Testamento dell'alleanza con Dio, con immagini desunte dal diritto, dalla tradizione giuridica del vicino Oriente, soprattutto quella ittita, i trattati tra i vassallatici, tra il gran re e un vassallo, per rappresentare l'esperienza di Dio col Sinai, che è il grande Signore. Si introdurrà invece coi profeti un altro tipo di patto, che è il patto d'amore tra uomo e donna, per cui anche in questo caso per parlare di Dio non basta solo che ci sia l'uomo, il marito, ci deve essere anche la moglie. Ed ecco allora che diventa comprensibile Dio. E poi ci sono queste immagini. Certo, nell'Antico Testamento ci sono 80 espressioni o immagini maschili di Dio. E ce ne sono però anche 20 espressioni o immagini femminili. Proprio per rappresentare questa pienezza dell'amore e della fecondità, della creatività, della capacità creativa di Dio. Ebbene, una è una delle più diffuse, quella che di solito si cita sempre tra le tante possibili, poi sono le frasi dei profeti, poi quello: può una madre abbandonare il figlio delle sue viscere, quando anche una, io non ti abbandonerò mai, Israele. C'è questa espressione, e c'è quel famoso, che è una questione anche dal punto di vista filologico un po' particolare, quell'espressione rachamim, che tra l'altro è usata la stessa radice anche in arabo, in apertura a tutte le sure del Corano, rahum rahim, clemente e misericordioso. In tutte le sure tranne una, perché probabilmente è stata spezzata. E questo titolo, letteralmente, rachamim, è un plurale aggettivale, diventato aggettivo. E indica, anche in francese è plurale, les entrailles, cioè l'interiorità femminile soprattutto, il grembo,
materno, ma tutto quello che comporta questo straordinario, questa straordinaria esperienza che bisogna dire rende la maternità col rapporto, questo è un altro tema che si potrebbe sviluppare, dopo la paternità si potrebbe continuare con la maternità, che rende il rapporto col figlio per certi versi molto differente, originale, ecco la reciprocità anche in questo caso, di quello del padre. E perché voi capite, noi siamo stati 9 mesi in totale simbiosi con nostra madre. E quell'esperienza è un'esperienza assolutamente unica, che non potremmo mai fare con nessuna persona, che sarà sempre estrinseca a noi. Non saremo nell'interno. Ecco allora, Rachamim è l'aggettivo di Dio. Si traduce misericordioso, ma capite quanto è pallido questo aggettivo? Perché il rapporto è proprio questo rapporto profondo, intimo, con tutte le iridescenze, i colori che l'amore materno riesce ad esprimere. E qui vi compreso anche poi il tema della maternità che soffre, della maternità che però soffrendo genera ed è felice. Ricordate Gesù l'ultima sera della sua vita terrena, quando ricorda la madre che partorisce e prova il dolore, per nel mondo semitico il dolore più alto che esista, quello del parto, come simbolo di tutti i dolori. Eppure, e qui è un'interpretazione anche sul senso del dolore, che molte volte può essere fecondo, perché quel dolore dà alla luce il figlio. E poi qui si può continuare e il discorso si allarga e ritorna ancora magari per esempio alla questione anche della paternità, intrecciandosi col tema della libertà che ho detto prima. E qui però naturalmente bisognerebbe fare, c'è Kierkegaard, questo filosofo danese, il quale per esempio rappresenta la libertà che il figlio ha nei confronti dato dalla madre, la libertà del padre, io dicevo, che deve lasciare crescere il figlio, lo rappresentava invece con un'immagine che era del mondo semitico. Diceva, la madre quando deve svezzare suo figlio si tinge di nero il seno, perché il bambino non abbia più ad attaccarsi, ad essere affascinato. Vedete cosa ha costruito Freud poi sul rapporto col seno materno? E la sorgente del suo cibo, della sua vita, del suo piacere anche, succhiare il seno, se lo tinge di nero. E il bambino in quel momento odia sua madre, perché non riconosce più in quella realtà la madre che lo alimentava. E invece, dice Kierkegaard, facendo poi l'immagine con Dio, Dio madre in questo caso, mai come in quel momento la madre ama suo figlio, perché lo stacca da sé, non lo fa più schiavo di lei soltanto, ma lo fa entrare nel mondo da solo, come creatura umana, come persona.